E era corte! Giusy! Dio mio, che paura! Pensi di essere felice e soddisfatto di quello che ho combinato qua in 3 mesi e 3 giorni, quindi giusto per raggiungere un 3 arrivo terzo e piglio la medaglia di bronzo. Mi sembra andata molto bene, sono riuscito a fare la mia canzone, che poi era il motivo per cui ero venuto qua. Volevo farla dall'inizio, per me sarebbe stato anche bello farne una ogni puntata, quindi riuscire ad arrivare in fondo e farne una è significato anche dimostrare qualche cosa di me. Per Elisa, vuoi vedere che perderai anche me? Per Elisa, posso più distinguere che giorno è, e poi non è nemmeno bello. Per Elisa, paghi sempre tu e non ti lamenti. È stato bellissimo, questa canzone forse è stata una delle più importanti per noi, era un quartet qui ad X Factor, ed è stato bellissimo riproporla per la seconda volta. Abbiamo visto che ha suscitato nel pubblico lo stesso entusiasmo di quando l'abbiamo fatto alla settima puntata, e questo ci fa piacerissimo. Se espera que un día yo pueda decirte te quiero pequeña, te quiero chiquita, preciosa niñita, piccola, 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 pico, 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 pico. Yaram cantano Chi, Who, scritta da Morgan e Gaudi. E a 40 anni cambiare mestiere, quasi sempre in sogno. Si arriva in ritardo, ti saluta con le scuse. Come fai tu con me? Chi vuole molte cose e ottiene. Chi vuole tutto non avrà niente. Bere solo acqua, qualcosa da nascondere. Chi bere solo acqua, qualcosa. Credo che sia un po' presto giudicare questa sera. Chiaramente il brano di Giusy io l'ho sentito più degli ascoltatori, perché l'abbiamo lavorato, quindi insomma l'ho sentito anch'io un pochino più facile, più radiofonico probabilmente rispetto a quello degli Aram, che essendo ora in finale loro due hanno un brano un pochino più sofisticato, dalle caratteristiche morganiane, però molto interessante musicalmente. Qualsiasi cosa succeda, questa è la realtà, siete voi due ad essere arrivati alla finalissima. Bravissimo. Io voglio ricordare che il vincitore vincerà un contratto da 300.000 euro per la produzione e la promozione di un album con una grandissima casa discografica. Se fossi a casa sarei lì sul cellulare a votare per Giusy, ma non sono a casa e quindi mi arriva la busta. L'apro e leggo: allora io chiederei i 30 secondi alla regia, grazie. Sono passati 4 mesi dall'inizio di questo programma. La missione è stata molto difficile, unica, accattivante, trovare la nuova stella della musica pop italiana, trovare veramente qualcuno che potesse entrare nel mondo della musica, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, grazie al pubblico, grazie ai giudici,
grazie alla musica, perché il vincitore di X Factor sono gli Alan Quarter! Yara mi hanno dimostrato in queste 12 gare di essere sempre al primo posto. È andata bene, con tempistica, secondo e terzo. Non so cosa potrà cambiare domani, io mi auguro di fare, di lavorare nell'ambito della musica. Inaspettatissimo, mi avete fatto piangere. Adesso hanno vinto, se lo sono meritate, sicuramente è una vittoria giusta. Adesso dopo bisogna fare i dischi, veramente questo pezzo è bello se lo ascolti. E adesso non so dirti quante radiofoniche fa volere, non è che faccio il mago Baku magari. Devo dire che sono felice, è una cosa che non avrei mai detto se non in una canzone fingendo. Sono felice perché penso che sia meritata da parte degli Aram Quartet questa vittoria e il pubblico alla fine, tanto bistrattato, ha votato bene. Grazie davvero di cuore. Da privilegiati aver vissuto un'esperienza del genere, essere arrivati fin qui ancora molta più soddisfazione, caspita, va benissimo, sono contentissima, grazie Simona, X Factor, ho vissuto una bellissima esperienza. Non finisce qui per Giusy, sono molto contenta e insomma ha vinto gli Aram Quartet, se lo meritavano, per cui erano sicuramente gli uomini da battere e hanno vinto giustamente con merito, e con complimenti anche a Morgan. Il fatto che abbiano vinto gli Aram non vuol dire che quelli che hanno perso siano meno bravi, anzi secondo me c'era anche della gente per certi versi meglio. La grande sorpresa, sorprendente, bella sorpresa, dai, insomma. Cioè, insolito che vinca un gruppo che fa rock. Continuate così, ragazzi. No, al prossimo concerto dove vuoi che ti porto? Chi è che vuoi vedere? Dove mi vuoi venire a vedere il mio? Sì. Abbiamo spaccato! Spacchiamo anche l'obiettivo! Che beve solo l'acqua.